Mi divini ben trovati, un breve video di comunicazioni urgenti. Allora, prima di tutto il salotto letterario prende il suo via domenica 24, quindi questa domenica alle ore 17. Il libro scelto è Un calcio in bocca fa miracoli di Marco Presta, è già online sul canale di Walter un breve frammento letto per chi vuole gustare anche del libro in questo modo e ve lo consiglio. Io vi prego di mandare il vostro nick di registrazione a Google Plus, a me oppure a Tamara, sotto troverete i nostri nick di riferimento. Questo è assolutamente fondamentale, altrimenti Tamara, che credo sia lei questa volta che aprirà diciamo così, la sala, il salotto, non avendo i nick non può invitare alla discussione. Inoltre abbiamo già fatto qualche prova. Il programma non tiene tantissimo, quindi forse ci sarà la possibilità inizialmente di qualche piccolo disguido, dobbiamo ancora rodarlo, quindi vi prego grande pazienza e se in caso dovessimo cadere tutti, nel senso che la comunicazione viene bruscamente interrotta, portate ulteriore pazienza che proviamo nuovamente. Insomma, è la prima volta, quindi ci sono tutti gli imprevisti del caso. Abbiamo appunto fatto già qualche prova, quindi c'è la possibilità per chiunque di intervenire mantenendo la propria privacy, cioè c'è la possibilità di entrare in stanza facendosi vedere e sentire, c'è la possibilità di annullare la cam e quindi semplicemente interagire con la propria voce, c'è la possibilità di annullare la voce e il video, quindi interagire semplicemente digitando, c'è uno spazio lato nel video dove uno può scrivere le vostre, diciamo così, domande oppure i vostri interventi scritti vengono letti dai presenti e quindi si interagisce anche in questo modo. Inoltre, se funziona, il salotto andrà direttamente in streaming, cioè sarà visibile sul canale di Tamara, perché è lei che apre credo questo primo salotto in tempo reale, cioè voi semplicemente andando sul suo canale potrete guardarvi il video come se fosse un video caricato. In realtà state guardando più o meno in contemporanea, ci saranno forse 2 o 3 minuti di scarto tra la trasmissione diretta e la trasmissione del video sul canale di Tamara, però comunque potete ugualmente seguire anche la discussione con questa metodica. Un'altra iniziativa a cui tengo in particolar modo e vi do notizia qua sul mio canale perché abbiamo bisogno di pareri, confronti, aiuti concreti, semplici idee oppure critiche costruttive perché siamo in fase di elaborazione è questa. Allora, una sera io, Tamara, che è Severile 743 e Antonella Fulginiti, un'altra ragazza che fa recensioni di libri, abbiamo provato il programma Google Plus in funzione del salone letterario, del salotto letterario e ci è venuta questa idea, cioè come poter diffondere ancora di più la cultura offrendo un servizio. E allora abbiamo partorito tutti e 3 questa idea, ovvero di creare un canale che racchiuda diversi video di persone che se la sentono e ovviamente hanno determinati requisiti relativamente a lezioni private nelle diverse materie, quindi lettere, storia, geografia, le lingue straniere, il latino, il greco, eccetera. Io vi lascio sotto il bellissimo video spiegazione di Tamara, dove ci sono elementi molto più dettagliati e soprattutto è spiegata in modo più chiaro questa idea che abbiamo partorito. Questo perché fondamentalmente? Perché ci sono davvero molti ragazzi qua, molto dotati, che stanno completando il loro percorso di studio oppure che l'hanno già completato e quindi perché non utilizzare queste risorse? Non vi anticipo altro, vi prego soltanto di andare a vedere questo video di Tamara, Severile 743, che trovate, ripeto, sotto, e di aiutarci commentando, appunto facendoci anche delle critiche costruttive, esprimendo pareri, dubbi, perplessità e io spero anche dando disponibilità personale a questo tipo di progetto. Specifico subito che io non farò parte del gruppo in modo attivo, nel senso che io
non ho titoli per insegnare, quindi i requisiti che vengono richiesti, che Tamara dirà io non li ho, sarò un po' la bidella, diciamo così, di questa scuola virtuale, nel senso che offrirò molto volentieri una sorta di consiglio, di supervisione, di collaborazione, e in più sarò al primo banco, nel senso che l'idea di ascoltare il ripasso di determinate materie è avvincente, mi piace molto ripassare un po' di storia, un po' di filosofia, magari qualcosina di latino, oppure anche materie che non ho affrontato e che, come dire, destano in me una certa curiosità, anche semplicemente un po' per ravvivare qualche zona del mio cervello che sta un pochino dormendo. Bene. Fateci l'in bocca al lupo, perché è veramente un'iniziativa gigantesca, ma credo che se riuscirà a dare in porto servirà non tanto a noi, ma forse a quei ragazzi che si trovano un pochino in difficoltà per quanto riguarda lo studio, ecco. Una ultima segnalazione che vi faccio, che mi è arrivata da Eleonora, il canale di Orcanac, è questa, che poi sono andata a verificare, avevo una guida TV, adesso io non credo di far pubblicità facendovi vedere la fonte, però insomma questo credo che ci sia in molte case. Praticamente mi ha detto che il nostro giornalista, io avevo fatto per la saggistica la descrizione e l'argomentazione di questo libro, Se questi sono gli uomini, di Riccardo Iacona, perché mi è stata corretta giustamente la pronuncia, se non ricordo male, io avevo detto Iacona forse. Praticamente domenica sera su Rai 3, nel suo programma, perché lui ovviamente è anche conduttore di questo programma, a questo orario, che è alle 21.30, il giornalista praticamente porterà nei luoghi che lui ha visitato insieme alla sua collaboratrice, che hanno dato praticamente il via alla sua inchiesta giornalistica, che poi si è concretizzata nella stesura di questo magnifico libro. Quindi io ve lo segnalo, se non avete niente da fare, credo che sia un gran bel programma da seguire e magari chissà riscoprire un bel libro e soprattutto utile. Vi do segnalazione anche di un qualcosa di molto molto più importante, ovvero questo, che è il numero antiviolenza per tutti coloro che, io spero no, però hanno necessità, 1522. Così, visto che lui dice che non viene per nulla pubblicizzato, io contribuisco a dare un po' di visibilità a questa importante informazione. Bene, mi raccomando, dateci sostegno e vi aspetto domenica alle ore 17 alla prima puntata, tra virgolette, del Salone Letterario. Ci sarà da crepare, da ridere, ne sono proprio sicura. Allora, domenica, baci alla cioccolata fondente, un po' di energia, a presto, Etta.